Si è aperta con un abbraccio simbolico, una catena umana davanti alla sede della Fondazione Giovanni Paolo II. La manifestazione di protesta organizzata dai sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL, UGL e FIALS contro i 45 licenziamenti che dovrebbero scattare il 1 novembre. La mobilitazione per contestare la decisione dei vertici della ex cattolica di ridurre il personale anziché accogliere la proposta di cassa integrazione in deroga prospettata dalla Regione. Tra i manifestanti c'era l'arcivescovo Giancarlo Brigantini che ha annunciato il proprio sostegno in favore dei lavoratori. La sua presenza ha un particolare significato questa mattina qui insieme con i lavoratori? Ma direi che Dio ci ha dato un giorno di sole, da questo dobbiamo partire, da questa fiducia, da questa capacità di dire che il Signore è padre di tutti e che quindi dobbiamo ritornare a un tavolo di trattative. Questo è il motivo perché io sono sceso così in cammino con i lavoratori, quello di ridire che la strada risolutiva di tutte le questioni, e l'America in questi giorni ce l'ha ridetto, è quello di sedersi attorno a un tavolo e di rilanciare la fiducia reciproca. La preoccupazione dei lavoratori, di quelli che stanno per essere licenziati, ma anche di quelli che restano. È un clima triste, perché 45 colleghi hanno già ricevuto l'avviso. Noi che restiamo comunque, puoi immaginare lo stato d'animo qual è. La manifestazione si è poi spostata al centro della città. Il corteo di circa 200 persone, partito da Piazza San Francesco, ha sfilato lungo via Mazzini. Bisogna continuare a tenere alta tutta l'attenzione su un problema che riguarda tutto il Molise, tutti i cittadini, la sanità, la salute. È un bene indisponibile. Noi riteniamo che la Fondazione debba assolutamente ritirare i 45 licenziamenti. Poi sedersi al tavolo con noi e vedere di trovare un punto di accordo per far sì che questa struttura possa continuare a dare assistenza. La FIALS, il sindacato autonomo, qual è la posizione? La posizione è quella di trovare le formule per far ritirare i licenziamenti. Basta, in questa regione si stanno facendo solamente licenziamenti, in questa regione non si sta proponendo niente in alternativa alla soluzione dei problemi. Non possiamo continuare a assistere impassibili a quello che succede nel mondo del lavoro in generale, ma più in particolare in quello della sanità. Chiedere stabilità al lavoro, stabilità ai posti di lavoro, stabilità alle strutture sanitarie e che ogni centesimo, ogni euro speso per la sanità deve essere utilizzato per dare servizi di qualità. Poi l'arrivo in Piazza Prefettura, c'era il senatore Roberto Ruta che ha ascoltato le ragioni, le richieste dei sindacalisti, mentre i manifestanti intonavano canzoni e slogan contro il presidente della Regione Paolo Frattura. Frattura, ci hai dimenticato, eppure ti abbiamo votato. La 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 la. La manifestazione si è chiusa, ma resta la rabbia, l'amarezza, la preoccupazione dei dipendenti della Fondazione Giovanni Paolo II, che ora sperano nell'incontro che si dovrebbe svolgere tra i sindacati e la Regione il prossimo 20 ottobre, forse l'ultimo tentativo per evitare i licenziamenti.